Di concerto con la soprintendenza, il Comune di Napoli segue con attenzione la trasformazione dei due locali di Piazza del Gesù che prima ospitavano l'ufficio turistico. Ci tiene a ribadirlo l'assessore all'urbanistica Carmine Episcopo, a seguito delle polemiche e delle preoccupazioni che si rincorrono negli ultimi giorni sulla destinazione d'uso di quegli immobili. Ogni destinazione d'uso dovrà essere compatibile con il vincolo posto alla base del monumento e dunque nel rispetto della sua tutela. Quindi noi vigileremo in questo senso, non si può pensare di insediare lì paninoteche, friggitorie o diciamo attività del genere, in quanto il vincolo stesso prevede che la soprintendenza dovrà dare parere favorevole, così come il comune, e quindi faremo grande attenzione. Si tratta di locali considerati di particolare interesse storico e artistico, dei quali va rispettata la natura, venduti dall'amministrazione comunale ancor prima che venisse internalizzato il servizio di gestione del patrimonio. Durante quel periodo sono state condotte una serie di aste, probabilmente purtroppo all'assessore Tuccillo questo è sfuggito a suo tempo, perché quell'asta probabilmente andava fermata, in quanto si trattava di due beni immobili che l'amministrazione comunale avrebbe certamente saputo tenere, ovviamente con cura e attenzione, dando una destinazione anche di tipo istituzionale. Il Comune, rassicura infine l'assessore Episcopo, tiene molto alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città e vigilerà affinché sia rispettato il vincolo imposto a tutela di quegli immobili. Sono degli allarmi assolutamente immotivati, in quanto l'amministrazione comunale sta seguendo insieme con la soprintendenza tutto ciò che riguarderà la trasformazione di quei due locali. Noi ci troviamo in questo momento a Piazza Trieste e Trento, abbiamo alle mie spalle la Fontana del Carciofo che stiamo restaurando e a brevissimo verrà riconsegnata ai cittadini napoletani. Stiamo andando avanti con tutta l'attenzione che un'amministrazione deve avere nei confronti del patrimonio storico-artistico, basti pensare a quanto stiamo facendo con UNESCO e le gare di progettazione e la cura e l'attenzione che poniamo in tutto questo, per dire che ovviamente un'amministrazione non si lascia sfuggire in alcun modo una possibilità del genere.